Il radiometro di Crookes è una piccola girandola all'interno di un recipiente di vetro riempito da un gas a pressione molto bassa. Tutte le palette della girandola hanno una faccia nera e una argentata. Cioè, se noi guardiamo dietro questa paletta argentata troviamo la faccia nera, se noi guardiamo dietro la faccia nera troviamo la faccia argentata. Quando illuminiamo il radiometro, per esempio con la luce del sole oppure con una lampadina, la faccia nera si scalda più dell'altra perché assorbe meglio i raggi solari, i raggi luminosi. Qui vediamo la paletta vista di profilo, la faccia nera è rivolta verso sinistra, la faccia argentata a destra. Siccome la faccia nera si scalda di più, il gas che si trova davanti alla faccia nera è leggermente più caldo, infatti qui si vede che è di colore rosa, e invece il gas che si trova di fronte alla faccia argentata è leggermente più freddo. Come è scritto qua, gas più freddo, gas più caldo. Ma gas più caldo significa molecole più veloci. Infatti la temperatura assoluta è una misura dell'energia cinetica media delle particelle, in questo caso le particelle di un gas. Questo vuol dire che davanti alla faccia nera il gas è leggermente più caldo, lì le particelle si muovono per agitazione termica più velocemente. Infatti vediamo in questo disegno le particelle che si muovono più velocemente, invece le particelle del gas dalla parte fredda, dalla parte della faccia argentata, si muovono un po' più lentamente. Questo perché, ricordiamolo ancora, la temperatura è una misura dell'agitazione termica. Dunque la faccia nera è bombardata da particelle del gas più veloci rispetto alle particelle che bombardano la faccia argentata. Quindi la faccia nera di ogni paletta subisce urti più forti della faccia argentata. In questo modo la girandola del radiometro, esposta alla luce del sole o di una lampadina, si mette a ruotare nel verso che va dalla faccia nera a quella argentata. Cioè le particelle del gas che stanno davanti alla faccia nera la spingono più forte delle particelle che invece stanno dietro la faccia nera, cioè sulla faccia argentata. Quindi questa faccia nera viene spinta, allo stesso modo viene spinta in avanti la faccia nera che sta qua dietro, e questa girandola si mette a ruotare in questo modo, sempre con la faccia nera che viene spinta. Questo è il funzionamento del radiometro di Crookes.